Una festa al liceo classico Fermi, un'occasione per far conoscere questa scuola e tutte le opportunità che offre, a cominciare da questa palestra appena rinnovata. È la festa sì del liceo classico, ma in realtà è la festa di tutta la scuola. Una scuola che penso sia veramente un punto di riferimento per il territorio, una scuola che continua a rinnovarsi, non solo strutturalmente, infatti lei giustamente parlava della palestra che abbiamo rinnovato, a breve dovrebbero finire i lavori dell'aula magna dell'aula di scienze, nonché la nuova biblioteca, faremo col fondi del PNRR, faremo diversi laboratori, innoveremo anche il liceo classico perché faremo una sperimentazione specifica per il liceo classico, in quanto faremo una sperimentazione di tipo scuola all'americana, cioè sarebbe a dire non saranno più gli alunni nella classe, ma ci saranno le aule disciplinari e quindi saranno i ragazzi che si sposteranno nelle varie aule disciplinari, quindi quando c'è la lezione di scienza andranno nell'aula di scienza e così via. E ovviamente ciascun alunno avrà un suo armadietto dove poter mettere lo zaino e quindi potersi muovere liberamente. Ovviamente tutto questo va accompagnato da un rinnovamento anche nella didattica e in questo senso ci stiamo strutturando, abbiamo fatto diversi corsi, l'ultimo dei quali per esempio un corso sul debate. Appunto una modalità nuova, significa dibattito, sostanzialmente una modalità nuova di insegnamento. Abbiamo fatto un corso in cui hanno partecipato tantissimi docenti sulla classe capovolta e anche per esempio quello che mi viene in mente è un corso su Kahoot che è una sorta di app che serve appunto a rendere più divertente la lezione dei ragazzi. E tante attività come possiamo vedere qua oggi, dalla musica al teatro e diversi laboratori. Sì, quello sempre e questo grazie agli insegnanti ovviamente che ci mettono l'anima, ma soprattutto grazie ai ragazzi.